all'interno di questo appartamento ed era un gesso proprio di, era un negativo di una testa di cavallo, in realtà è una testa di puledro, poi mi è stato detto. Quindi io mi sono ritrovata con questo gesso tra le mani e ho detto, oddio, cosa faccio ora con... No, lo prendo e vorrei ridare un volto, no, a questo gesso e quindi con tutta la cura del caso, il gesso tra l'altro era particolarmente rovinato, sono riuscita, diciamo così, poi a dare, no, a ridare, diciamo così, il corpo a quindi l'idea anche quello che sono dare, no? Cioè da un negativo nasce un positivo, che è il mio positivo appunto, il positivo è il termine tecnico appunto che è il procedimento che ho fatto in terra cruda, e poi lo svuotare e riempire, è un procedimento che io uso spesso appunto nel mio lavoro, quindi andare a svuotare quello che può essere una carcassa per poi andare a riempirla di nuovo e un po' a rigenerarla, ecco, con una terra pari. E nel cavallo in particolare, se si sente l'idea dello svuotamento è perché effettivamente era un gesso.